8 mesi dopo, il Gozzano riassapora il gusto dei tre punti. L'ultima vittoria in campionato era datata 19 gennaio 2019. In mezzo una stagione di fatto chiusa senza vittorie, quella scorsa, e poi le prime quattro giornate di questo secondo campionato tra i professionisti. Oggi al Piola i rossoblù hanno sfoderato una prestazione di grande livello. Passati in vantaggio nel corso del primo tempo al 13esimo, grazie ad una pregevole azione di Tomaselli, il cui tiro è stato respinto dall'estremo difensore di casa e si è avventato sul pallone Pozzebon, che ha siglato dunque il vantaggio dei rossoblù. Lo stesso Tomaselli poco dopo ha sfiorato il gol del 2-0. La Pro Vercelli ha reagito e dopo aver costruito un paio di buone chance sul finire del primo tempo è pervenuta al pareggio al 42esimo con un gol di Graziano. Nella ripresa il Gozzano ha cominciato a macinare gioco ed ha trovato il nuovo vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo il flipper impazzito con la palla che è andata a sbattere sulla traversa, la deviazione vincente è stata di Capitan Emiliano al secondo gol consecutivo, questa volta un gol da tre punti. Il Gozzano ha saputo soffrire, ha rischiato il giusto con un palo colpito dalle bianche casacche all'82esimo e dopo 5 minuti di recupero ha potuto festeggiare una vittoria che, ripetiamo, mancava da 8 mesi, il preludio migliore alla partita importantissima che si giocherà mercoledì allo stadio d'Albertas, il derby contro il Novara.